Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio del mio Let's Play Walkthrough di Ori and the Will of the Wisps, mi stavo confondendo, registrato in 4K e 60 fps da PC. Nello scorso episodio avevamo affrontato un po' di gare, dei tempi del combattimento, roba abbastanza secondaria, per poterci permettere poi di andare tranquillamente verso la vetta di Baur, la prima area principale dopo tutte queste aree secondarie. Eccoci qua. Vi ricordate che questa era bloccata da quell'orso gigante? Ora possiamo. Stiamo entrando nel territorio del grande Baur, Ori. Dorme, stanco del lungo inverno che il declino ha portato nella sua terra. Ma la memoria della foresta ricorda la primavera. Forse possiamo farla ricordare anche a Baur, se riusciamo a svegliarlo. Sì, perché ora abbiamo qualcosa per poterlo svegliare, più grande di un ciuffo d'erba che aveva questo Moki. Sto aspettando da parecchio tempo, ma l'orso non si sveglia. Forse proverò a solleticarlo di nuovo se riesco a trovare qualcosa di più grande di un ciuffo d'erba. L'abbiamo trovato noi, Moki. Siete pronti a svegliare l'orso? Eccolo. Ho sognato del tuo arrivo, spirito, ma ormai è troppo tardi e questa terra è troppo ostile, troppo fredda. I boccioli della primavera riposano sotto il ghiaccio, in cima alle montagne. Non c'è molto da fare, se non dormire. Ah, quindi tu ti rimetti a dormire così? Non parli più, sicuro? No, dorme. E noi però dobbiamo proseguire, quindi innanzitutto rimettiamoci. Anzi, teniamoci la piuma, mi va bene. Useremo il martello in questa zona. Ora qua bisogna fare un po' di parkour. Hoppa! Dobbiamo andare di qua. E di qua no, è bloccato, niente da fare. Quindi si va da questa parte. D'altronde è così che si prosegue nella metroidvania, a tentativi. Abbiamo quella pianta che è congelata, come vedete, appena ci appiccichiamo, scivoliamo. Non possiamo salire ulteriormente, però possiamo buttare giù questo masso. Attento, Baur! Uff! Stavamo per uccidere Baur, praticamente. Mentre qui possiamo salire. Distruggere ovviamente questo fastidiosissimo nido e continuare a salire. Guardate quanto danno facciamo con il martello. Qua, non possiamo ancora fare niente però, Qua non possiamo ancora fare niente davvero. Quindi dobbiamo per forza scendere. Abbiamo effettivamente aperto un passaggio qui, come vedete. Quasi rischiando di uccidere Baur. Aia! Pensavo di colpirlo col martellone. Ecco fatto. Vai, esplodi. Bravo. Questi qui esplodono quando li colpite. State attenti. Ok, abbiamo eliminato i nemici. Ed ora bisogna fare una cosa molto interessante. Quella che avevamo già fatto in un episodio precedente. Sciogliere il ghiaccio. Ecco, ho sbagliato pulsante. Perché ero ancora. Pensavo di usare quello di Ori 1. Bisogna colpire quell'altare lì. Scongelando tutto. Ma scongelando tutto si scongela anche questa pianta su cui io mi sono messo sul bordo per non scivolare. Per non farmi mangiare. Ecco fatto, appunto. Aia, mi ha mangiato. Noi dobbiamo semplicemente risalire. Là abbiamo anche un. Ah, cacchio, ho ricongelato tutto. Sono stupido. Perché lo potete anche spegnere, ovviamente. Cioè, se lo colpite con il vento, si spegne. Qua ho sbagliato. Come vi dicevo, se lo colpite con il vento, quell'altare lì quando è acceso, poi si spegne. Quindi bisogna stare attenti. Qua bisogna baitare la piantina. E qua vorrei solamente andare a prendere quella esperienza lì. Ok. No! Che palle.
Ok, saliamo via da qua. Via da questo posto infame. Ecco fatto, mi curo. Ed ora qui sopra si è sciolto tutto, ragazzi. Come vedete, la pianta di sopra non è più congelata, quindi ci potremmo arrampicare. Andiamo. Anche qui ci possiamo arrampicare, eh. Proviamo ad andare quassù prima. Però, come vedete, ci attira a sé questa pianta. Aia, dai, avevo usato il colpo però. Vado qua, prendo l'esperienza. No, ok, tirami su, grazie. Prendo quest'altra mega esperienza e me ne vado. Va bene? Ok. Sono vivo per miracolo. Meglio curarsi. Ok, andiamo invece qua su a vedere cosa c'è. Altre piante carnivore che però non riescono a mangiarci, fortunatamente. E una leva con cui possiamo effettivamente proseguire in questa vetta di Baur, che come vedete anche a livello di parkour è tosta, eh? Cioè inizia ad essere tosta. No! Ok. Gli ho fatto un po' di aria, va bene. Ah, avrei potuto usarlo magari per salire lassù. E se riesco comunque a prenderlo con un po' di... Nope. Non riesco. O forse sì. No, niente, mi sa di no. Ci riprovo un'ultima volta perché sono testardo. No, mi serviva per forza il mostriciattolo. Vabbè, lo faremo un'altra volta. Ok, qui abbiamo altra roba da scongelare. Come vedete, quando sono congelate le piante non ti attaccano. Qui abbiamo qualcosa di segreto. Abbiamo lupo! Trovato. Ben arrivato, gelido viandante. Il gelo qui sulla vetta di Baur rende tutto così fragile. Hai mai visto una mappa frantumarsi? Beh, nemmeno io, ma ieri me ne è caduta una e le schegge erano taglienti come il vetro. Vuoi acquistare una mappa? Sì, acquistiamo la mappa sempre, ovviamente. E guardate, boom! Si apre tutta la mappa. Come vedete non è grandissima la vetta di Bauro, però per proseguire ci metteremo un po'. Perché bisogna scongelare tutte le cose. Sono venuto qui alla ricerca di punti di riferimento da segnare sulle mappe, ma è tutto coperto dalla neve da quando è iniziato il declino. È come se fosse arrivato l'inverno e la terra abbia dimenticato per sempre la primavera. E Baur dorme così profondamente che sembra congelato come la sua vetta. Sono certo che uno di questi giorni si sveglierà. Gli orsi lo fanno sempre. Beh, tecnicamente lui è in letargo, effettivamente. Capisci che fa freddo? Quando persino io guardo una pila di mappe penso, ehi, si può accendere un fuoco? Beh, oddio. Ok, questo l'ho già detto. Effettivamente. Non è che là sopra però c'è un segretino? No, non credo, ok. Proseguiamo. Io mi curo, per non saperne leggere né scrivere. Ok, scendiamo qui. Abbiamo questo Gorlek da affrontare. Ok, via. Perché altrimenti ci sarebbe disturbato. Mentre noi dobbiamo ora portare la fiamma fin laggiù. Tosta, eh. Questa tra l'altro è sabbia, tecnicamente. O potremmo vederla come neve. Questo lo spara molto lontano, fortunatamente. No, non abbastanza. Vai, spara. Dobbiamo fare un po' di giocoleria qui ora. Perché dobbiamo tirarlo abbastanza lontano, ma non troppo da non riuscire poi a riprenderlo. Esattamente, così dovrebbe andare. Sì, ok, si è scongelato tutto. Ora posso salire qui. Prendere questa bella esperienza gigante e andarmene da questa parte. Vai, dammi di nuovo la palla infuocata che voglio salire. Grazie. Ed ora si può andare effettivamente in alto.
Yepy! Qui è un po' un casino ora. Dobbiamo aspettare il proiettile di quella pianta su questa, però io voglio andare a prendere quell'esperienza, grazie. Vai, dammene un altro. Grazie, fortissima pianta. Qui non possiamo ancora proseguire. Ci servirà un altro proiettile però per andare su. Vai, più su, ancora più su. Ecco fatto. E noi andremo ancora più su. Siamo in cima alla vetta di Baur qui, quasi. L'ho spedito nella pianta, l'ha mangiato instant proprio. Ok, qui mi sa che non si può ancora andare, eh. Vediamo dove dobbiamo andare ora. Dobbiamo andare a destra, l'unica zona in cui possiamo andare. Però dobbiamo sfruttare uno slancio da qui probabilmente. Così. Al limite, esattamente. Qui c'è Toc. E c'è anche Stridula, a quanto pare. La vedi? Ha un aspetto maestoso, se la guardi è da debita distanza. Ho sentito dire che Stridula ha cominciato a cacciare su queste vette quando i venti sono diventati freddi. Anche io amo girovagare, ma non credo che sia stata la curiosità a spingere quell'uccello ad avventurarsi sulla vetta. Può darsi che queste fredde terre desolate siano meno pericolose di ciò che si sta lasciando alle spalle. Rrr. Può darsi, eh. Scopriremo forse qualcosa di più su Stridula in questa zona. Anche io amo girovagare. Ma ok, questo l'ho già letto, perfetto. Proseguiamo allora. Qui dobbiamo scongelare di nuovo questa zona e abbattere questo Gorlek. Pericolosissimo Gorlek. Aia! Ho schivato, io ho premuto ma non è andato il pulsante. Infame di un gioco. Ok, dobbiamo salire. Vai. Un po' di energia a cui ho dato un po' di aria, vabbè. Vai, energia. È sempre comodo averne un po'. Eccoci arrivati al punto da cui poi noi scongeleremo tutto. Oh, qui però c'è un segretino. Un minerale dei Gorlek. Vai, fai l'animazione, bravo. Mentre noi qui possiamo prendere quell'esperienza, esatto, senza morire male. E anche quella chiave non ancora. Vai, dammene un altro. Non ce la faccio, vero? Devo prendere meglio il tempo. No, non farti colpire. E dai. Vai, così. No, di poco. Un altro. Vai, questa è nostra. Non ancora. Aia. Mi sono fatto malissimo. Meglio che mi curi un attimo. Devo riuscire a prendere quella chiave di volta. Ma dai. Vabbè, non si muove quando è qui. Comunque. Forse questa è buona. Ok, presa. Buono. Mi ricarico anche un po' di vita che qua serve. E proviamo ora a scongelare questo. È più semplice di quello che credevate in realtà. Fatto. E detto ciò, il video può finire qui. Perché nella prossima parte prenderemo tutta questa zona. Anzi, anzi, anzi. Finiamo questa parte ora. Finiamola ora. Prendiamo le chiavi di volta. No, che palle quando ti mangiano. Tra l'altro qui si può andare anche sott'acqua per prendere dell'altra, non da questa parte ma di qua, per prendere dell'altra esperienza. Basta non farsi mangiare dalle piante. Questa la si baita e si esce da qua. Qui forse non c'è nulla. Ok, no, precisamente. Vai. È respawnato il Gorlek nel frattempo, come vedete. Io direi di abbatterlo un'altra volta.
Ecco fatto, così avevo fatto prima in realtà, non so perché non mi abbia preso il comando. Ora si può andare quassù. Vabbè, ma sei stronzo, eh? No, non volevo prendere. Para. Ma non volevo andare lì. No, questa cosa però non ha senso che esista perché io non sto mirando là. Ok, sto mirando dall'altra parte. Grazie, preso. Ed ora ne mancherebbe solo uno, giusto? Sì, siamo a tre. Dov'è l'altro? È segnato? È di là, perfetto. È lì dove si è sciolto. Vai, spara, pianta. Grazie. Dove si è sciolto? Il ghiaccio. E dove ora ne possiamo proseguire? Presi tutti. Vai, scendiamo. Possiamo proseguire da questa parte. Inserire tutti i cancelli. Tutte le chiavi nel cancello dello spirito. Facciamoli un po' di aria così, bravo. Uff. Ed ora siamo arrivati. Ecco perché volevo continuare questo episodio. Perché abbiamo una nuova abilità. Vai. Esplosione di luce. Tieni premuto LT per assegnarla. E getta una sfera esplosiva perfetta per fondere gli oggetti. E grazie a questa abilità non avremo più bisogno della piuma in questo luogo, perché possiamo distruggere tutto, sciogliere tutto con l'esplosione di luce, che è questa qui. Guardate com'è anche cambiata di animazione rispetto al primo Ori, molto più bella. Possiamo anche caricarla oppure possiamo spararla senza caricarla. Ovviamente spreca energia, consuma energia. E possiamo fare il trick di Ori 1, esattamente, possiamo fare così e così, per andare molto più in alto. Bene, detto ciò, il video finisce qui. Ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!